La lancia libera con alla guida Michele Pagliuca è sbandata su questo tratto di strada in via Zuppino, a pochi metri dal paese, sulla provinciale che collega Montefalcione ad Avellino. Sull'asfalto i segni tracciati dai carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Erano circa le 19:20 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il 36enne di Montefalcione ha perso il controllo dell'auto. La libera, dopo una trentina di metri, è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero per poi ribaltarsi. L'impatto è stato violentissimo. Il corpo privo di vita del conducente è stato venuto fuori dall'abitacolo dell'auto nell'erba poco distante dal punto dove si è verificato lo schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Mirabella e un'ambulanza del 118. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del giovane. L'esame esterno eseguito dal medico legale pianese, su disposizione del magistrato Venezia, ha accertato che Michele Pagliuca è morto sul colpo. La vittima presentava un evidente trauma cranico, ancora da definire come mai il 36enne abbia perso il controllo dell'auto. Fosse un malore, accolto Michele mentre era alla guida. La notizia della morte del 36enne ha provocato dolore e sconcerto a Montefalcione, dove il giovane era ben voluto da tutti. Ancora non ci crediamo, rivelano tra le lacrime i suoi amici. Era un bravissimo ragazzo, sapeva stare in comitiva, sapeva stare. Qual è l'ultima volta che l'ha visto? Ieri sera erano verso le 4:30. È stato a casa con mio figlio. Qualche ora prima dello schianto? 2 o 3 ore prima. Qual è il ricordo che ha di Michele come ragazzo? Ragazzo, si mette sempre a disposizione. Cioè, mio figlio non aveva la patente, che aveva quasi 30 anni. E lui con la macchina mia l'accompagnava dove doveva andare, tutto, stava a casa, mangiava a casa, a volte. Una comunità distrutta, sì, quello che faccio. Era un bravissimo ragazzo. Michele me lo ricordo come un fratello, perché per me era veramente un fratello, stavamo sempre insieme. Che ricordo hai di lui, l'ultima volta che l'hai visto? L'ultima volta che l'ho visto è stato ieri mattina, siamo stati insieme come tutte le mattine. Era un ragazzo che comunque viveva il paese, era, sì, ben amato da tutti. Sì, era ben amato da tutti, era una persona veramente, non ho parole. Mio carissimo amico, mi dispiace per lui. Ce l'hai un ricordo particolare di lui? Non soltanto un parecchi. Non so cosa dire proprio. Veniva sempre a lavorare con me, lo portavo sempre a spasso, anche al mare qualche volta. Siamo andati a vedere le moto 5 anni fa. Un ragazzo comunque che si faceva sempre disponibile, sì. Era l'ultima volta che l'hai visto, Michele? Sabato. Ti diceva? Di cosa parlavate? Parlavamo di questa pandemia di coronavirus. E appena passava me lo riportò con me a lavorare un'altra volta. Che lavoro fai? Il fabbro. Certo, perdere un amico fraterno in poche ore è drammatico. Non ci posso credere. Non ci credete? No.